noi siamo di Trento e stiamo creando un ponte in Italia con le poesie, ad esempio, che sono un argomento un po' di nicchia, però ci piace far partecipare gli autori alle manifestazioni, quindi veniamo a Roma, andiamo a Torino al Salone, e è un modo per scambiare, creare incontri, ponti, relazioni, e dare un'occasione appunto agli autori che vogliono partecipare con noi a questi belli eventi di poter incontrare dei loro colleghi e dei lettori, avere un dialogo diretto con il pubblico. Abbiamo diverse collane in forme libere, una appunto è questa di poesie, e ci arrivano tantissime proposte di pubblicazione. Abbiamo questa nostra curatrice Angela Bonanno che sceglie in base a dei suoi criteri. Lei ha vinto quest'anno il premio Pascoli, che è il campiello della poesia, con La Strammata, che è un libro in dialetto, e ci raggiungerà domani. Abbiamo poi una collana di gialli, Passi nel buio, e anche lì abbiamo autori che vanno dalla Sicilia, a Torino, a Roma, provengono un po' da tutte le regioni d'Italia e vengono scelti anche lì dalla nostra curatrice, che è Michela Gecele. Abbiamo una bellissima collana di commedia dell'arte diretta da Claudia Contina Arlecchino, che è la prima donna ad aver interpretato Arlecchino. Le è stato passato il testimone da Soleri l'anno scorso a Pordenone Legge, e lei si è fatta mettere proprio, lei si chiama sulla carta d'identità Claudia Contina Arlecchino, come le maschere del 600, perché proprio è stata posseduta dalla maschera di Arlecchino. Ecco, queste sono le cose che ci piacciono, queste piccole chicche che incontriamo facendo questo lavoro. Un modo di promuovere è proprio la partecipazione alle fiere, anche a quelle piccole. Andiamo all'Elba, andiamo a Chiari, ne creiamo una, abbiamo creato un evento ad Arco in Trentino che si chiama Libri in Parco. Cerchiamo appunto di portare con noi il più possibile, di far partecipare gli autori. Poi chiaramente tramite il web ormai usiamo i social, usiamo Facebook, usiamo Instagram, usiamo... A noi piacciono tanto le relazioni dirette, siamo un po' antichi, forse per questo. Però, come stiamo facendo questa intervista, ci prestiamo anche alle nuove tecnologie. Diciamo che siamo abbastanza autonomi, nel senso che ci piace partecipare alle cose, ma non essere inglobati in una cosa che appiattisce. Ecco, ci piace dove riescono ad emergere le voci diverse, e non dove tutti debbono seguire uno stesso itinerario. I nostri progetti, abbiamo appena cominciato una collana di autori contemporanei cinesi, e quindi questo è un nostro piccolo vanto, verrà domenica un autore dalla Cina, che è anche un diplomatico cinese, e con questo progetto speriamo di diffondere un po' anche della cultura italiana in Cina.